Già in prima, seconda e terza ho fatto molte assenze a causa dei ricoveri e gli ultimi 2 anni di scuola proprio non ci sono andata. Sono rimasta a casa, ho fatto scuola da casa con videochiamate, oppure le professoresse venivano qua e mi facevano lezione a casa. Però è stata dura, ce l'ho fatta però. Avere questa malattia è sempre un problema verso le persone che hai davanti, perché comunque è un po' difficile spiegare quello che si ha, perché è un qualcosa che non si vede, c'è ma non si vede, il problema è dentro e dentro non lo possono vedere e a volte non capiscono. Bisogna reagire, bisogna comunque guardarla come una cosa che è capitata e accettarla per quella che è. È come avere una gabbia, un gabbia di ferro che ti costringe i polmoni e non ti permette di allargarli quanto vorresti. Ecco. Proprio sei costretto a respirare tanto così e avresti bisogno di respirare tanto così. Non è colpa mia se c'è, non è colpa di nessuno e quindi è ovvio che bisogna accettarla e farla accettare anche alle altre persone. Sono 2 anni che sono in attesa di fare il trapianto dei polmoni a Roma e sto aspettando la famosa chiamata. Respirare con i nuovi polmoni non, cioè, mi era completamente diverso. Addirittura mi ricordo i primi giorni andavo quasi in apnea perché non mi accorgevo quasi di respirare rispetto a prima. Un miracolo, ma poi qualcosa di magico. Io non ho assolutamente paura di niente e neanche di morire. Per me, ogni anno, ogni giorno è regalato.